Ciao a tutti ragazzi, eccoci tornati con un nuovo video. Questo è un video abbastanza importante perché è il primo video dove sono seduta qui in postazione a truccarmi con l'iPhone 11 Pro, cioè wow. Fatemi sapere come si vede, se si vede meglio, se si vede uguale, non lo so. Certo, non è ai livelli di una fotocamera, ovviamente, però dovrebbe esserci un leggero miglioramento. Allora, niente, oggi volevo truccarmi con voi e quindi volevo un trucco abbastanza glitteroso, ovviamente come piace a me, andando a unire due palette. Una è questa, la Sol Blooming di Nabla. Una è più nuova e non l'abbiamo minimamente provata ancora questa. Ed è questa palette, la Miami Lights di Nabla. Se notate sono molto simili, cioè questa è una mini Sol Blooming praticamente glitterosa, perché questo blu, questo azzurro blu si sposa benissimo con Anemone, Flowery e Garden Gate. Con questi tre si sposa benissimo. Questo rosso può stare benissimo con il rosa della palette. Poi c'è il marrone, questo marrone glitteroso, che sta benissimo con Caravaggio e con Garcon e anche poi con l'altro marroncino più chiaro che è Midnight Karma. Secondo me è anche studiata apposta. Andando a prendere il primer, questo qui di Bella Oggi, Startup, e lo vado a passare solamente sugli occhi. Così creiamo una bella base. Vado a mettere anche una puntina di correttore, vado ad utilizzare l'All My Love di Clio, così almeno si crea una base più strong. Adesso possiamo partire direttamente con gli occhi. Vado a prendere Bolero, che è questo rosa qua sopra, molto molto bello, comunque molto primaverile. Adesso prendo Flowery, che è questo lilla qui, lo passo su tutta la palpebra mobile. Che pigmentato! Questi sono i colori pastello che mi piacciono di più, non della palette pastels. Questo è un bel lilla pastello. Si sfuma bene e anche quando si sfuma non scompare, cioè rimane lì. Sì, è vero che devo fare magari più passate perché è un colore abbastanza polveroso, ma è anche pieno. Vado a prendere Anemone, che è questo viola bello strong, bello intenso, anche molto glitterato, diciamo. E lo vado a pressare un pochino qui con le dita. Così. Potremmo andare a mettere Garden Gate oppure Honey Drip, questi due che sono molto belli. Questo è bellissimo, ragazzi, è veramente bello. Però, una volta che abbiamo questi glitter, cioè io direi di andare proprio a osare. Vado ovviamente a utilizzare questo e questo qui. Questi due. Prendo Firmament, che è questo. Oh mamma mia, ragazzi, ma io non me lo levo più questo trucco. Verrà una cosa bellissima. Mamma mia, ragazzi, compratela. Ragazzi, compratela. Ragazzi, basta. Non lo so se ci stiamo capendo. Il bello è che io non devo andare sempre da nessuna parte, cioè questo è il punto. Senza colla per glitter si appiccicano proprio molto bene. Comunque questa palette, ragazzi, la comprerò a vita. 24 euro benedetti. Non ne ho prelevato tantissimo, eh. Cioè, ho tamponato poco poco, cioè io porto un po', sto picchiettando un pochino, magari trascino così, ma poi per il resto picchietto. Prendo un po' di Caravaggio in Anemone per intensificare leggermente questa parte, proprio leggermente. Voglio prendere un attimo Honey Drip, coloro sotto e poi con i glitter vado a tamponarli qui. Wow! Prima di completare gli occhi vorrei iniziare a fare una base, quindi vado a prendere il primer di prima di Bella Oggi, questo qui. Adesso vado a mettere il fondotinta, lo Skin Paradise di L'Oreal, il numero 502. Correttore, sempre quello di Clio, Oh My Love, numero 04.
Vado a prendere il bronzer da questa palette, da I Heart Revolution. La palette in questione è questa, è una mini palette di bronzer e blush. Oh mamma! Ok! Mamma mia ragazzi, ma che ho combinato? Ma perché? Vabbè dai, non è più come prima, dai. Prelevo un po' di meno. Prendo il blush di Clio, il Cute Love, che è bellissimo. Sia il colore, perché è veramente bello, 99% Angel il colore. E poi anche il packaging, proprio bello. Ok. Guardate già la differenza, colorito, senza colorito. Come illuminante invece vado a prendere questo qui, che è infinito, ragazzi, ce l'ho da un sacco di tempo, sarà pure scaduto, ma ragazzi è infinito, io non so come finirlo questo. Era un peccato buttarlo perché il packaging è bellissimo, l'interno è bellissimo, ma è tutto qui, io non lo so quando posso mai finirlo. Ne basta poco qua perché è tanto pigmentato. Guardate questo già. Non lo so se voi lo vedete, ma già si vede abbastanza. Non posso andare a prelevare ulteriormente. Bisognerà usare l'eyeliner, questo qui di Maybelline New York, che è molto molto bello, in penna, effetto matte. Vediamo se scrive anche sopra il glitter. Come matita occhi vado a usare questa qui di Winnie, che è una matita automatica nera numero 01. È un brand spagnolo, ma molto molto low cost, veramente low cost. Con un pennello piccolino come questo vado a riprendere un po' Flowery e Anemone e li ripasso sotto. Mantieni la calma, Dina. Come prodotto sopracciglia voglio andare a utilizzare questo prodotto qui di Revolution. Inizio a passare il prodotto verso metà così. Adesso manca solo la tinta labbra e sono andata a prendere questa tinta labbra di Astra, la numero 11. È una tinta labbra dal finish opaco. Questo ragazzi è il make up, spero vi piaccia. Io ragazzi sono sconvolta da questa palette. Già lo sapevo perché tutti ne parlano bene, però provarla. Questo è il mio preferito. Questo è bellissimo, ma questo è il mio preferito in assoluto, è bellissimo. Questo video finisce qui, spero che questo make up vi sia piaciuto. Se questo video vi è piaciuto lasciate un pollice in su e un commento. Se volete anche iscrivervi al mio canale mi farebbe molto piacere. E se volete seguirmi anche sugli altri miei social mi trovate su Instagram e su TikTok con il link nel didina.risino scritto piccolo. Quindi ragazzi io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vedremo al prossimo video. Ciao!